Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza coronavirus, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha stabilito la chiusura di giardini pubblici delimitati da cancelli. Per il bene vostro e degli altri, rinunciate a farvi la vostra passeggiata. Ieri, per esempio, a Firenze c'era ancora troppa gente in centro, sui viali, nei parchi. Anche per questo, in collegamento con i quartieri, con l'assessore Cecilia Del Re, ci stiamo attrezzando per chiudere alcuni giardini, giardini che magari possono incentivare il sovraffollamento. Molti anche i parchi controllati con grande rigore. Lungo i viali delle Cascine sono molti i posti di blocco presieduti dalla Polizia Municipale e dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Misure di contenimento anche sui bus, dove dal 10 marzo è vietata la salita dalla parte anteriore, con qualche difficoltà in più sui bussini dotati di scale, e inoltre la sospensione della vendita di biglietti a bordo anche tramite carta di pagamento contactless. Si usa soltanto il biglietto cartaceo, chi usa l'SMS, il biglietto con l'SMS, perché contactless è stato praticamente disabilitato, la porta anteriore non si apre per motivi di sicurezza. Per tutelare gli autisti. Posizioni anche un po' a scacchiera per non stare uniti insieme, insomma, vicini nelle sedute. Sì, in teoria a scacchiera, ma ripeto, gente in giro non ce n'è, ci sono pochissimi passeggeri, spesso le corse si fanno a vuoto, quindi. Visto il calo dei passeggeri è prevista anche una riduzione delle corse. Prima settimana abbiamo una bella riduzione di servizio, come un po' in tutti i settori, diciamo, di trasporto pubblico in Italia, perché insomma avremo una bella riduzione, però si garantisce comunque sempre la copertura del servizio, ma insomma i servizi minimi essenziali dati dal Ministero dal Presidente del Consiglio. Tra le categorie commerciali rimangono aperte le edicole, seppur con qualche difficoltà. Il lavoro è dire dimezzato è poco, però nella mattinata qualcuno l'abbiamo visto. Ora c'è il deserto, una cosa che andava fatta. A parte l'informazione non si può togliere.